accesa, senza banchi né quaderni, con i mezzi più moderni. La scuola accesa, la scuola accesa, e anche se siamo lontani, in realtà siamo vicini. La scuola accesa. Bambine e bambini, la scuola è accesa anche oggi, anche se è domenica, sì. Qui è il maestro Alessio che vi parla, ma tranquilli, non voglio assolutamente disturbare il riposo che vi siete meritati con lunghe giornate di studio e di lavoro domestici. Noi ci incontriamo anche oggi per dirci ciao, per dirci che ci siamo, per tenere viva la comunicazione, perché questo è un po' il nostro mettere il naso fuori casa. Solo che non usciamo ed invece che il naso usiamo le orecchie, ma il concetto è proprio lo stesso. Insomma, è il nostro modo di sentirci ogni giorno parte della classe più grande di tutti i tempi. Oggi vado dritto al dunque e senza tanti giri di parole vi voglio leggere qualche riga scritta dal signor Ermanno Bencivenga. Lui è un filosofo e di mestiere fa il curioso, uno che si chiede il perché delle cose dalla mattina alla sera. E poi, naturalmente, scrive libri e spiega i suoi pensieri, racconta se ha trovato delle risposte e se queste risposte meritano altri perché. Ecco, in sostanza è questo che fa un filosofo, ed è un mestiere che un po' appartiene a tutti noi, grandi e piccini. Anni fa, Ermanno Bencivenga ha scritto un libro che si intitola La filosofia in 82 favole. Io oggi ne voglio leggere una di queste 82, precisamente la prima. Si chiama Letture interrotte. Una volta, Caterina non finiva mai i libri. Si trovava bene lì dentro, fra viaggi interplanetari e navi di pirati, amori burrascosi e sfide all'ultimo sangue. Ci voleva un po' di tempo per acquisire familiarità con l'ambiente. All'inizio si era spaesati. La lingua e il comportamento dei vari personaggi risultavano strani. Presto, però, Caterina si adattava e si sentiva a suo agio e provava un intenso, delizioso calore nell'immergersi in tante peripezie, nell'accompagnarsi a tante figure nobili e audaci, e non voleva più saperne di abbandonarle, di tornare alla sua vita ordinaria, quotidiana, priva di slanci e di passioni. Finire un libro voleva dire per lei seppellire una promessa, un'opportunità. Certo, ne rimanevano molti altri disponibili, ma perché perdere proprio quello, visto che ci si era abituata così bene? Anzi, ci si era affezionata. Per questo motivo, Caterina aveva cominciato decine e decine di libri, ma non ne aveva mai superato neanche la metà. Li prendeva in mano ogni giorno con tenerezza, si calava nella loro particolarissima atmosfera e ne scorreva lentamente, molto lentamente, alcune righe, magari una pagina o due. Non di più, perché a ogni pagina letta si avvicinava minacciosa la fine e Caterina temeva la fine di un libro. Quindi lo metteva da parte e ripeteva la stessa operazione con un altro. Succedeva così una volta. Ora tutto è cambiato, perché dopo anni di ansie e di letture interrotte sul più bello, Caterina si è resa conto di una semplice verità. I libri non finiscono mai. Finiscono i volumi in cui sono scritti i libri, o meglio, dovrei dire, in cui si inizia a scrivere i libri. Quei mucchi di pagine fitti di parole a stampa. Ma quando si chiude un volume che parla, per esempio, del Corsaro Nero, la storia del Corsaro Nero non finisce. E se abbiamo imparato a conoscere il Corsaro Nero e i suoi amici e avversari, possiamo continuare a raccontarla, scrivendo un altro volume dello stesso libro, oppure recitando la storia, sognandola, diventandone protagonisti. Da quando ha capito questa semplice verità, Caterina fa l'opposto di quel che faceva prima. Legge un libro in gran fretta, per vedere dove arriva, e poi si immerge ancora più a fondo in quelle vicende, stringe ancora più calorosamente quei personaggi e continua il libro per conto suo. La sua vita, ora, è piena di slanci e di passioni. Grazie, signor Ermanno, di questa breve favola. L'ho scelta per dire che le nostre storie, quelle che leggiamo ogni settimana, anche se hanno una fine, continuano comunque nei nostri sogni
le portiamo avanti noi nella nostra testa, le rendiamo infinite con la nostra immaginazione. Anche le cose che sulla carta sono finite proseguono dentro di noi, crescono, mettono foglie, fiori, frutti e se ci mettiamo il cuore diventano cose grandi. Se ci pensate, è così un po' anche per la scuola, che in questo momento è chiusa, congelata come una storia interrotta, ma noi la portiamo avanti con l'immaginazione, con la nostra testa, il nostro cuore, i nostri sogni. Del resto è il nostro compito, no? Tenere accesa la scuola anche se è chiusa. Ecco perché mi è venuto in mente il signor Bencivenga e la favola di Caterina. Bene, dopo queste profonde riflessioni vi lascio davvero ai vostri sogni, per l'appunto. Domani ci risentiamo belli dinamici come ogni lunedì. Dopo la super puntatona di venerdì dedicata allo scrittore Grossman, vediamo che sorprese ci riserva il nostro programma. Secondo me, come sempre, si tratta di grandi cose. E allora, cari bimbi, dormite bene. E anche quando domattina non starete più sognando, beh, fate di ogni giornata qualcosa di altrettanto meraviglioso, perché i sogni non si interrompono mai. Buonanotte a tutti, a domani. La scuola è accesa. Senza banchi e quaderni, con i mezzi più moderni. La scuola accesa, la scuola accesa. E anche se siamo lontani, in realtà siamo vicini. La scuola accesa.